andare alla calendarizzazione, insomma, è fiducioso, quali sono le ultime novità? Al momento questa settimana non è previsto alcuna discussione della legge, io spero che non si ritorni al solito giochino di non metterla all'ordine del giorno per ritardare ulteriormente i tempi. Penso che tutte le manifestazioni che ci sono in giro per l'Italia, i sondaggi che dimostrano che la maggioranza degli italiani vuole questa legge, le petizioni di centinaia di migliaia di persone che hanno sottoscritto appunto petizioni a sostegno della legge, dimostrano che il Parlamento non può essere sordo e tantomeno un presidente di commissione non può arbitrariamente decidere per tutto il Senato. La Commissione Giustizia a maggioranza, ma anche l'Aula del Senato, vuole approvare questa legge. Dunque non si facciano giochini ostruzionistici o tentativi di insabbiamento, perché questo sarebbe una forzatura evidente dal punto di vista democratico, ed è importante che il Parlamento, senza comprimere il dibattito, sia libero di discutere e di approvare in fretta la legge. La manifestazione a Milano ha visto la partecipazione di molti di sinistra, però c'è stata anche qualcuno addirittura di Forza Italia. Sì, questa non dovrebbe essere una legge di parte, nel senso che in Francia nel 2004 è stata approvata dalla destra di Chirac, sono passati 17 anni, qui in Italia la destra è ancora una destra sovranista che, anziché guardare ai paesi più avanzati, strizza l'occhio a Orban, all'Ungheria, alla Polonia, dove stanno smantellando sistematicamente le libertà individuali e i diritti delle persone. Dunque io penso che il tempo veramente sia scaduto. Chi oggi attacca la legge utilizzando degli argomenti che non c'entrano nulla con i contenuti è perché non ha argomenti e cerca di disorientare l'opinione pubblica. Questo secondo me è molto grave da parte di una classe politica che invece dovrebbe stare nel merito delle cose, anziché inventare delle fake news per distogliere l'attenzione appunto dell'opinione pubblica.